Io saluto prima di tutto un amico, perché Fio è un grande, siamo amici, ci siamo divertiti, non ci siamo mai persi di vista in tutto questo periodo, Vero. perché comunque io e te abbiamo condiviso una cosa esagerata, ma voglio che racconti tu. Ancora di più, sappi che anche tu sei un grande amico e io per te ho grande rispetto, grande stima perché sei una bella e brava persona Grazie, che Fio. non a caso gli amici sono poi amici per sempre, come dicono i miei amici pure, insomma, capisci? È vero. E noi ci siamo conosciuti, come ti ricordi bene, in quel periodo che io fui, diciamo, comprato dalla Baby Record, dal grandissimo Freddy Najjar, il Sì, quale mi disse: ebbe io l'intuizione, lui ebbe l'intuizione di prendere tanti arrangiatori, direi io li prendo tutti quelli che ci sono sul mercato, i migliori, così quando qualcuno deve arrangiare un disco deve venire da me. E tu eri uno di quelli, infatti. allora niente, io mi sono trovato, diciamo, ad accettare o meno la proposta, per la quale ero molto titubante, perché le voci erano: guarda che Freddy ti fa un mazzo così, e insomma, bisogna stare attenti perché poi tu sei già lanciato, insomma, sai le parole che si dicono in giro. Poi io lo vedo negli occhi, Freddy, vedo che è uno pazzesco. Io dagli occhi capisco che è il numero uno, in assoluto. E poi mi dice: senti, effettivamente, perché io gli dissi questa cosa, guarda che mi dicono voci che, insomma, venire con te è un po' pericoloso per questo e per quest'altro. E dice: le voci hanno ragione. Dice: perché se tu vali con me, diventi il numero uno, se non vali, muori. Allora io dissi: allora firmo. E firmai, e praticamente il primo giorno gli feci Voulez-vous danser dei ricchi e poveri a Monaco, in un giorno. Quindi lui in un giorno aveva già Certo, si era già ripagato del contratto. poi tante bellissime cose, tutti i suoi artisti, Gilbert Montagnier, facemmo un grande lavoro un po' in giro per il mondo, l'intuizione di Andrea che andò numero uno in Francia, e io facevo parte della band, insomma. Bellissimo, ho girato la Francia in lungo e in largo e anche tutta l'Europa, Certo. andando per i filmati, per le televisioni, ma soprattutto torniamo in studio con dei lavori straordinari e poi finalmente ti Che incontro. era, cos'era un remix dei Ricchi e Poveri, non so, una roba dovevamo fare. Dunque, io avevo fatto, non mi ricordo cosa, un brano appunto di Lucio Dalla, mi sembra, cantato da loro. Tu arrivasti e dici: porca, ma questo è un capolavoro, tu dicesti. E poi non mi ricordo bene come andò, e poi cominciamo a frequentarci, e te eri talmente forte che io lavoravo giorno e notte, perché avevo ho ancora le occhiaie da allora, ho ancora. Non è mai smesso. No, no, no. E infatti non è, da allora a oggi non è cambiato niente. Io lavoro sempre alla stessa maniera, con l'amore per la musica, con la voglia di fare sempre cose nuove, ma la cosa incredibile è che tu sei uguale, perché tu venivi sempre in studio da me e in un certo qual modo mi facevi delle domande. Io suonando il pianoforte, sai, ti facevo sentire tante cose, tanti pezzi che avevo lì. Quella, senza, mi ricordo, non avevamo dormito, io non avevo dormito perché avevo finito, mi sembra, un pezzo di Gilbert Montagnier Sì, o ma sì, erano le 2, le 3, eravamo andati nella sala di ripresa che era enorme, perché la esatto. sala del Baby Studio era enorme, c'era questo pianoforte e Un tutti si sono messi al pianoforte. pianoforte a coda molto bello, uno Sì. Steinway, dove io studiavo, dove io suonavo sempre. Detto questo, tu arrivi, io comincio. Stavo suonando musica classica, stavo suonando Ma Mozart. sì, perché mi ricordo che io ti chiedevo, ma i vari tipi di arrangiamenti, ci sono diversi stili e tu mi raccontavi un po' tutti questi stili. E io partii dalla musica classica, dico: vedi, Certo. Beethoven, questo è Chopin, questo è
questo è Bach. Ma che poi tante cose, perché io comunque sono nato con la musica classica, perché i miei ai tempi ascoltavano musica classica, mia zia faceva andare musica classica tutto il giorno. Infatti un bel momento tu suonasti una cosa che a me sembrava Béla Bartók. Infatti ti dissi, ma è Béla Bartók? E tu allora, mi dissi. Allora io ti dissi, no, io Béla Bartók è uno dei miei preferiti, e sto suonando questa cosa che è stile. Poi, ma che è sta roba? Ma è, sei tu o è Béla Bartók? No, questo sono io che sto improvvisando, perché appunto ti volevo far vedere lo stile più o meno. Sì, ok, tu dici. Ferma tutto, prendiamo il registratore. Sì, sai quale? Guarda. Questo. Ma no, tiralo su che non si vede. Ma dai, pensa, è vero. Mitico, mitico. Io con questo, hai capito, incisi la prefazione di quello sì. Bom, con la bocca, io mi ricordo delle robe, nacque tutto. Tu questo lo dicesti alla fine del pezzo, sì, alla fine. Mi ricordo ancora. E poi io parto a scimmiottare in inglese, you wanna need somebody, tararara, control, tutto in diretta, arriva l'inciso, e io dissi perché mi veniva di dire quello. Da 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 da, seconda prefazione, tutto fatto in 5 minuti è nato il pezzo, giusto? Certo. E tu dicesti, vai all'inizio un attimo, metti bom bom, bello. E incidemmo su questo cassettone della frutta. Perché ti dico, perché io ti dissi una cosa, il sogno di noi disc jockey è quello di fare un brano dove appena tu entri in discoteca, che parte il fumo, suonano il tuo brano come inizio serata. Infatti per quello che io pensavo al carry on, a tutto l'inizio, il fatto che il pezzo fosse a 100 battute al minuto, quindi lento, per cui... E poi la soddisfazione mia fu dopo, quando entravo in discoteca e sentivo questo pezzo come pezzo di apertura delle serate. Dico, vedi? E l'obiettivo è anche stato raggiunto, al di là del fatto che il pezzo era molto forte. Però per me era una soddisfazione, dico, vedi, primo brano, discoteca, boom, e suonano Catch the Fox, perché è proprio un pezzo d'apertura. Infatti ti ricordi che poi chiamammo, perché la batteria, io lì capii quanto non sapevo suonare la batteria, perché per la prima volta conobbi Fio Zanella. Con Lele Melotti, che tutt'oggi è, diciamo, sì, la posizione è sempre quella, e io volli... per me ci vuole lei. Sì, ma sai perché ho capito io che non sapevo suonare la batteria, cioè, o comunque che la suona, perché lui mi disse, ma la batteria la volete sul tempo, in anticipo, in ritardo? E io ho detto, come, ma non ce n'è una di batteria? E lui mi fece sentire il groove diverso, facendolo più avanti, facendolo più indietro, oppure giusto, e cambia veramente tutto. Lì mi resi conto dell'importanza del groove e l'importanza di un batterista che aveva suonato, che aveva studiato, hai capito? Noi avevamo già fatto tanti dischi, certo, per dischi dance, dischi anche di un certo successo, peraltro, quindi per me era già così, non c'era, certo, certo, non c'era da dire, perché se ti ricordi era buona la prima. Praticamente... Sì, ma poi tu hai suonato tutto, io lo dico ogni volta che faccio le interviste, gli dico, sentite Catch the Fox, bene, fortissimi sequencer, sequencer un cacchio, dico io, queste tastiere sono suonate tutte a mano, qui non c'è niente di sequencer, certo c'è il click, che poi il click l'ha usato Melotti, poi tu hai suonato sulla batteria di Melotti e hai fatto tutto a mano. Tutto a mano, non c'è un sequencer. Infatti ha un altro groove quel brano lì. È molto più funky. È molto più funky, è molto più... Cioè lo senti quando senti quel pezzo lì, che c'è una roba che gira dentro diversa dagli altri. Ma se tu senti molti dischi anche oggi,
di quel tempo, parliamo degli Out Wind and Fire, parliamo di gruppi storici, dei Toto, che ancora oggi quando metti su un brano di quelli sembra sia nato domani mattina, capito? Certo. Ecco dove io punto il dito. Quello per me è ancora il sistema giusto. Sai come l'ho chiamato io da allora in poi? Sì. Misto Griglia. Misto Griglia, certo. Misto Griglia. Con Adriano Celentano poi sono nati dei dischi molto importanti. Il disco storico, quello lì. Io non so parlare d'amore, quello lì. Mamma mia. Lì c'è il Misto Griglia, che è il disco effettivamente più venduto in Italia. Insomma, è nato anche quello col Misto Griglia. Da quel tempo lì in poi, credo sia l'ottimo sistema per dare grande modernità, ma anche grande cuore, perché certo. Non sempre con un sequencer riesci, a meno che, dipende, perché... Anche dipende, non c'è una regola, però... Una regola, perché ad esempio un altro brano storico, che è Arcobaleno, tutto suonato interamente da me, sembra suonato da tanta gente, perché... Non c'è la quantizzazione, non c'è, capito? È come è l'onda, è quella che tu dai al brano. Certo, certo. Poi, certo. Se tu ti ricordi, altra tua genialata, lì fu merito tuo. Ti ricordi che io facevo sempre l'asino, arrivavo da uno e gli facevo caccia la volpe. È certo. E io lì ho voluto il titolo, che quando è arrivato Tom a fare il testo. Cioè, quando Tom a fare te, io... che questo pezzo si deve chiamare Caccia la Volpe, Catch the Fox, e Tom dice, ma e cosa scrivo io? Come? Tu pensi la voce, la volpe, la donna, in 5 minuti ho fatto il testo, perché caccia... però il pezzo per me doveva chiamarsi Caccia la Volpe, perché tu con sta roba qui, che di qua vai il cane, di qua va la volpe. Catch the Fox, Catch the Pussy, quello era. Certo, infatti. Ricordo. E questo vedi, è il famoso lavoro di gruppo. Il lavoro di gruppo è un lavoro molto importante, perché io, per esempio, se ho una persona vicino che stimo, mi metto lì e in 10 minuti nasce qualcosa di. Certo. Se invece quella persona mi sta sul cavolo o sul cazzo, vediamo un po' come è meglio dire, non succede niente. Niente. Cosa vuol dire? E tu lo sai poi che il merito del pezzo che è uscito è anche di Vandelli, perché quando arrivammo io e te col brano da Freddy, che c'era Michi un po' e Freddy, non erano per la quale, e Vandelli disse no, questo qui secondo me è una bomba, Freddy, sto pezzo, e lui lo mandò in Francia e in Germania e dissero subito, ragazzi, questa è una bomba, infatti finì primo in classifica quel pezzo lì. Perché era diverso dagli altri, quindi magari si aspettavano una cosa così, ma Vandelli, Maurizio, la colse subito questa cosa e disse no, questo pezzo qui è... Freddy, sì. Non è che non gli piacesse, ma disse, sto pezzo è troppo bello, ti ricordi la frase? Sì, è vero. Troppo bello, perché lui c'erano degli ingredienti, anche armonicamente, è molto complesso se ci pensi bene, perché parte in do maggiore il senso del carillon e finisce in sol minore, capisci, alla fine fa un volo pindarico in diverse strade, in diverse tonalità, e poi alla fine finisce in sol maggiore. Il minore poi finisce in sol maggiore. Quindi c'è un volo armonico, c'è un giro armonico anche complesso. Certo. Che purtroppo... E poi mi ricordo una cosa di te. Quando tu sentisti per la prima volta Future Brain, a me e a Michi dissi una cosa. Ragazzi, è geniale questo pezzo qua, il passaggio fra la strofa e il ritornello, perché un musicista avrebbe cambiato o la tonalità della strofa o la tonalità del ritornello. Invece voi avete trovato una soluzione per arrivare al ritornello, ma sai perché? Perché noi DJ non cambiavamo la tonalità, per noi il pezzo, non nasceva il pezzo come quando da musicista tu dici ok, ho fatto il pezzo, adesso prendiamo la mannoia, vediamo qual è la sua tonalità, glielo adattiamo e poi lo costruiamo. Noi così era e così doveva rimanere. Cioè, quindi
La strofa e l'inciso si legarono con questa salita che poi diventarono le salite famose, come faceva Future Brain, cioè tu gli dissi: cavolo ragazzi, questa è una genialata che voi avete fatto, e da lì è che ci siamo cominciati anche ad apprezzare. È nato il feeling. Poi certo, vedi Robby, c'è un'altra cosa molto bella che poi andando avanti con l'esperienza nasce. Io effettivamente sono nato autodidatta, ho cominciato a suonare a 4 anni, pensa. Aspetta che te lo presento. Eccolo lì. E lo mettiamo alla luce. Che bello il tuo studio, che si vede. Guardalo, mamma mia, con l'armonica. Certo, questo è il mio primo strumento. Il tuo primo strumento, bellissimo. E sto riprendendo in, o meglio dire in bocca oggi, perché ho un progetto molto importante. Bene, bene, bene. Cosa volevo dirti? Perché questo? Perché io nasco autodidatta, per tanto tempo autodidatta, addirittura mi appicciano il nome che mi dava anche fastidio, il bimbo prodigio Fiorenzo Zanotti. E io andavo lì, poi suonavo la fisarmonica, e mi facevano sempre così, e mi rompevano mi danno fastidio, ancora oggi se non mi fa così gli do un cartone, perché mi dà fastidio, perché vuoi una caramella, sono quelle cose stupidissime che fanno con i bambini, che pensano siano scemi, invece sono più intelligenti di loro, i bimbi piccoli. Detto questo, si cresce e pur mio padre non volendo né che suonassi né che giocassi a calcio, che giocavo anche benino, io nella mia autorimessa dove facevo il lavamacchine studiavo la fisarmonica, studiavo la tastiera, avevo messo la fisarmonica per dritto per cercare che fosse un pianoforte. Allora arriviamo al dunque che finalmente sono entrati in conservatorio, studiando diciamo l'armonia, il contrapunto, la direzione d'orchestra, studiando tante cose. I primi anni sono disastrosi e ti spiego perché. Ecco, poi perché arriviamo poi a Catch the Fox? Per questo. I primi anni sono disastrosi dove nulla puoi fare, perché le quinte non le puoi fare di seguito, le ottave non le puoi fare. Sono delle regole ferree che se le sbagli ti crocifiggono, si fa per dire. Insomma, siamo conosciuti e avevo superato già la soglia del terrore, io la chiamo così, perché i primi 4 anni sono da terrore proprio, capisci? Perché nulla puoi fare. Poi alla fine del libro, mi sembra si chiami Casella Mortale, dice: tutto è fattibile ciò che è fatto con buon gusto. E cazzo, non me lo devi mettere all'inizio, no, alla fine del libro. Quella frase lì mi ha fatto capire un sacco di cose. E torniamo al vostro pezzo. Quello che è fatto con buon gusto, la tecnica non c'entra. Io ho capito che dovevo usare la tecnica quando ce n'è bisogno, quando devo scrivere un pezzo per grande orchestra, ma questo qua, che si chiama cuore, o feeling, o swing, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi tu puoi essere un DJ, puoi essere diplomato, puoi avere 1000 diplomi, quanti diplomati e diplomandi e direttori che dirigono il traffico abbiamo in giro che non hanno mai fatto un successo. E beh, certo, è quello il guaio poi alla fine di tante cose, che c'è chi si inalbera, io qui, io là, ma di che? Cioè i successi sono quelli che poi durano nel tempo, sono quelli che poi danno emozioni al prossimo, sono quelli che purtroppo non ce li ha regalati nessuno, ci siamo fatti un mazzo così. Io sono contento di non aver di non conoscere la musica proprio tecnicamente, gli accordi e le qua e di là, proprio perché rimango con le orecchie molto vicino al pubblico, hai capito? Per cui se io mi metto con una persona come te a fare una cosa che ha la tecnica comunque e che però ha la testa, la mente aperta, perché sennò la tecnica non basta. La tecnica non basta. Allora vengono fuori delle belle cose, perché io ho delle soluzioni, delle idee che sono diverse da quelle che può avere un musicista. Alla fine le idee le può avere un pluridecorato
è un DJ. L'importante è avere le idee, perché quando tu superi la soglia che ti liberi dal fatto che questo qui, questo non si può fare, quest'altro non si può fare, questo chi l'ha detto? C'è il bello e il brutto ed è finita lì. Sai cosa dico io sempre? Ti dà fastidio? No. E allora forse si può fare. Questa è una frase che io ho in testa. Ma ti dà fastidio questa cosa qua? No. E allora forse si può fare. La prossima volta che ci vediamo, sì, dopo anni e anni e anni, sì, ti faccio vedere al pianoforte che tutto si può fare. Bellissimo. Da come lo fai? Certo, da come lo fai? Perché io ti metto insieme un do naturale, un do diesis, cioè un effetto meraviglioso, dico per dire. Sì. Bene. Hai capito? Certo. Si può fare tutto. Bene, e con questa frase noi chiudiamo, caro Fio, che si può fare tutto nella musica. Basta il gusto e la testa, secondo me. E il cuore. Bravo, il cuore. Hai ragione. Fio, ti saluto, ti ringrazio. Alla prossima, caro. Un abbraccione. Un abbraccione. Ciao. Ciao.